Salve amici miei, oggi andiamo a fare una torta semplice, veloce. Il panspagna l'avevo già fatto con voi nell'altra torta con la crema pasticcera. Questa volta andiamo a fare la stessa cosa, solo che andiamo a usare un po' di frutta. Siccome adesso nell'orto stanno arrivando già le fragoline, andiamo a farla alle fragole, decorarla un po' con le fragole. Intanto adesso facciamo il panspagna. Come avevo detto, che l'abbiamo già fatto insieme nell'altra torta con panspagna e crema pasticcera. Comunque andiamo a mettere 5 uova, 150 g di zucchero, un pizzico di sale ed andiamo a lavorare molto bene finché diventa il colore proprio bianco, molto chiaro, vedete com'è. E poi andiamo a aggiungere 150 g di farina, le andiamo a versare un po' alla volta. Come vedete abbiamo anche 20 grammi di cacao amaro, quello lì li andiamo a mettere dopo. Vado a versare più della metà nella tortiera, che è già imborrato, ci ho messo anche la carta da forno sotto, e in rimanenza vado a sporcarla un po' con questo 20 grammi di cacao, e soltanto per darla un po' di colore, di diversità, diciamo. Li vado a mescolare il cacao e poi lo vado a versare nella nostra torta. È una cosa facoltativa, se non lo volete fare lasciatela chiara così. Vado a mettere nel forno a 170 gradi e poi quando è cotta li metto fuori. Come vedete è venuta anche carina, molto bella, colorata. Adesso vado a fare la crema. Prendo 3 uova, solo rosso, 80 g di zucchero, vado a mescolare bene bene e poi metto mezzo litro di latte sul fuoco e qua vado a versare 30 g di cacao amaro nel mio composto di uova e zucchero, lo vado a setacciare per bene. E aggiungo un po' di latte e un cucchiaio pieno di farina che mi è scappato la registrazione e vado a versare il tutto e adesso andiamo a lavare le nostre fragole. Come vedete io ci ho messo la pellicola sopra la crema, così non mi viene proprio l'acqua, diciamo la condensa della crema. E adesso ho preparato la torta, l'ho tagliata, vado a versare e bagnarla col caffè senza zucchero, solo il caffè amaro, e vado a versare in un sac à poche la crema. L'ho messa anche la crema, è abbastanza liquida, così si assorbe il panspagna e viene più bagnata, più buona. E vado a sporcare anche di sopra dove metto le mie fragole del nostro orto, che adesso appena appena belle fresche, diciamo, e pure biologiche perché non ho dato niente. E do una spolverata di zucchero e vado a decorare anche i fianchi con le mandorle tostate e l'ho fatte andare un pochino soltanto col coltello, l'ho tagliate, scusate, col coltello e le ho messe proprio nei fianchi della nostra torta. È una torta semplice di tutti i giorni, diciamo, non è che particolare o troppo lavorata, facile, veloce. In un'ora l'ho fatta ed è qua la nostra torta, veramente squisita e buona, amara con il caffè, è sposata bene col cioccolato, il caffè, le fragole, veramente molto buona. Spero che vi piace e se vi piace ragazzi lasciatemi un like, iscrivetevi nel mio canale, condividete il video con i vostri parenti, i vostri amici. Adesso taglio la torta così vedete com'è. È veramente molto buona, molto bagnata e molto saporita. E adesso li stanno divorando.
Non mi rimane che salutarvi, un grande abbraccio e al prossimo video con un altro suggerimento e un'altra idea. Ciao ragazze!